ricadere anche in due riserve naturali. Giuseppe penso che ve l'avrà detto ieri abbondantemente, magari per chi non lo sa, chi si è aggiunto stamattina. Abbiamo appunto due riserve naturali, la riserva di Monte Sant'Alogero e la riserva di Pizzocane, Pizzotrigna e Grotta Malzanto. Tra l'altro Gaccamo è anche il quarto comune di tutta la provincia di Palermo per estensione territoriale, quindi viene addirittura prima di Palermo, che nonostante abbia non so quante volte il doppio degli abitanti di Gaccamo, si trova appunto collocata ben in altre posizioni. Quindi diciamo che nei comuni vicini addirittura ci sono situazioni in cui a distanza di pochi metri è territorio di Gaccamo e poi subito dopo già inizia il comune di riferimento, tipo Montemaggiore Belsito, tanto per fare un esempio, uno tra tutti. Quindi Gaccamo ha una posizione anche abbastanza strategica e per questo ritroviamo anche il castello che adesso visiteremo. Come potete ben vedere, appunto, è collocato su questa roccia. Questo appunto favoriva il controllo su tutta la zona lungo la vallata del fiume San Leonardo, perché Gaccamo appunto è anche collocato in questa valle, la valle del fiume San Leonardo e la valle del fiume Torto dall'altro lato, sull'altro versante, e quindi proprio dagli spalti del castello era possibile controllare qualunque movimento di militari. Per cui in ogni caso diciamo che nel corso dei secoli sono stati potenziati tutti i vari corpi di fabbrica per consentire a questo sito di essere comunque inespugnabile. Infatti molti tentarono in qualche modo di riuscire a prendere possesso di questo castello, ma nessuno ci riuscì mai. Quindi in un modo o nell'altro questo castello è uno dei pochi a non essere mai stato espugnato. Vanta questo primato e vanta anche il primato di essere uno dei più grandi di tutta la Sicilia e uno dei meglio conservati, perché voi dovete considerare comunque che l'esterno è stato solamente consolidato e quindi la struttura che vedete è quella originaria. Però c'è da dire che comunque il castello non è nato in un unico periodo storico, chiaramente si è sviluppato e si è ingrandito nel corso dei secoli, per cui all'inizio vi era soltanto una torre di avvistamento, questo qui il primo nucleo costruito qui, e poi venne aggiunta tutta la cinta muraria e aggiunti altri corpi di fabbrica che nel XII secolo già fanno assumere a questo luogo diciamo, l'aspetto di una vera e propria fortezza. Quindi nel XII secolo il castello già assume proprio questo aspetto di fortezza a tutti gli effetti, mentre all'inizio nasce solo come scopo difensivo la torre che è stata costruita, che è la prima, diciamo la torre mastra, che poi vedremo in seguito. E quindi poi nel corso dei secoli, appunto con le varie dominazioni delle famiglie che ne sono succedute, è stato ingrandito e ampliato. Quindi fondamentalmente diciamo che ci sono succedute numerosissime famiglie, però le più importanti furono pressappoco 4-5. Che lasciarono delle tracce tangibili della loro dominazione appunto in questo luogo, su questo territorio. La famiglia De Chiaramonte, la più importante, perché tra l'altro resse per quasi un secolo la signoria di Gaccamo, dal 1300 al 1392, e poi ci furono i Prades Cabrera, gli Enriquez, gli Amato e infine i Despugues, che sono stati gli ultimi proprietari. I Despugues poi nel 1963 hanno venduto il castello alla regione siciliana, quindi attualmente il castello è di proprietà della regione, però è gestito dal comune appunto che lo fa rendere visitabile ed è reso fruibile grazie anche ai lavori di restauro che sono stati fatti, perché per un certo periodo di tempo è stato anche chiuso e numerosissimi ambienti non venivano fatti visitare. Quindi adesso lo hanno ulteriormente ripreso e valorizzato, aggiungendo anche alcuni arredi, perché comunque con la vendita del castello sono stati venduti anche gli arredi. Si dice appunto che gli ultimi principi avevano grossi problemi finanziari, quindi con il castello vendettero tutto quanto c'era dentro. Per cui quando veniva fatto visitare, soprattutto negli anni passati, diciamo che era
l'ultimo biglietto da visita quando si entrava dentro, trovare questo castello spoglio completamente privo di tutti gli arredi, anche perché la bellezza di un castello consiste anche nel vederlo arredato, perché ha un fascino sicuramente diverso. Per cui, voglio dire, adesso hanno anche cercato di lavorare su questo aspetto e hanno anche allestito delle mostre nei vari ambienti, delle mostre alcune temporanee, altre diciamo permanenti, e quindi anche grazie a donazioni di collezionisti che hanno appunto donato queste cose, adesso in qualche modo lo hanno reso un po' più, più ricco di quello che non era stato negli anni scorsi. Ovviamente, parlando del castello, non si può non fare un riferimento alle origini di Caccamo, così come alle origini del castello stesso. Praticamente si ritiene che Caccamo sia stata fondata addirittura dai cartaginesi, che furono sconfitti nella famosissima battaglia di Mera nel 480 a.C. E quindi si pensa che alcuni di questi soldati che riuscirono a scampare alla morte si siano rifugiati sulle pendici di un monte che si trova appunto in prossimità di Caccamo, il monte San Calogero, di cui anche Giuseppe vi avrà parlato riferendosi al cammino di Sant'Eutista, eccetera eccetera. Quindi praticamente questi soldati riuscirono a scampare appunto alla morte e fondarono Caccamo, anche perché l'antico nome di Caccamo era Caccab e si pensa che derivi proprio dal cartaginese Caccab. Infatti Caccab è proprio letteralmente è un termine punico che significa testa di cavallo, scritto questo con le tre C, mentre con le tre K è un termine che deriva dal greco che significa pernice. Infatti anche il nome della nostra associazione è legato a quest'origine del toponimo di Caccamo, anche perché nel territorio c'era un'abbondanza di questi uccelli, di questa specie di uccelli. Però questa chiaramente resta solo un'ipotesi in mancanza di prove attendibili, ma è stata quella che comunque è stata portata sempre avanti. Infatti, come vedremo pure in seguito, noteremo che lo stemma di Caccamo rappresenta proprio una testa di cavallo. Altri ritengono che comunque Caccamo sia stata fondata dagli arabi, dai bizantini, dai greci, dai saraceni, sì, dai sicani addirittura, quindi ci sono tutta una serie di ipotesi, ma ovviamente nessuna di queste può essere dimostrata con documenti ben precisi. Quindi orientativamente diciamo che noi sempre diciamo che è l'origine di tutto, la data da cui si fa partire tutto quanto, è il 1090 presso a poco, quando appunto anche qui a Caccamo vennero i Normanni. Quindi i documenti risalgono a quell'epoca, prima di allora non ci sono attestazioni che possono dimostrare l'una piuttosto che l'altra origine.